C'è una città in Sicilia che tutti conoscono per la sua bellezza e per essere una rinomata località turistica. È Siracusa, culla della civiltà greca in Italia. Quello che forse non tutti sanno invece è che questa cittadina del Mezzogiorno ospitò tra gli anni 50 e 60 ben 16 edizioni di un Gran Premio di Formula 1. Scopriamo quindi assieme questo circuito dimenticato. Siamo alla fine degli anni 40, in pieno dopoguerra. L'Italia sta cercando di risollevarsi dalle macerie che ha lasciato il secondo conflitto mondiale. Nel periodo bellico, Siracusa divenne la meta di tanti nostri compatrioti che cercavano uno sbocco lavorativo all'estero, più precisamente a Tripoli, dove c'era una vasta colonia di italiani. Proprio a Tripoli nel 1934 venne creato un circuito per ospitare gare a livello internazionale, il Gran Premio di Tripoli, dove parteciparono piloti del calibro di Tazio Nuvolari e Nino Farina e scuderie come Ferrari e Alfa Romeo. E forse fu proprio questa sorta di collegamento tra Tripoli e Siracusa che fece scattare l'idea di creare un circuito nella cittadina siciliana. La paternità di quest'idea venne attribuita all'avvocato Vincenzo D'Amico Urso, che durante la prova di una Lambretta di cui era concessionario si trovò a sfrecciare per le strade della necropoli del Fusco e così creò idealmente il circuito siracusano. Con l'aiuto dell'Automobile Club venne così creato l'ente autonomo Circuito di Siracusa, che aveva il compito di organizzare il Gran Premio. La prima cosa fu naturalmente individuare i lavori da fare per mettere a posto le strade, ma questi lavori non presero molto. Il circuito non era permanente, ma non era neanche un vero e proprio circuito cittadino. Si snodava tra le strade regionali e provinciali appena fuori la città ed era veramente molto impegnativo. Il circuito degli aranci prevedeva infatti, dopo il rettilineo di partenza, una serie di esse velocissime molto impegnative da affrontare per le vetture dell'epoca, per arrivare poi alla curva a gomito detta della Madonnina, perché in quel punto c'era un pilone con una statua della Madonna. Dopo un lungo rettilineo che portava ad un'altra serie di esse al velocissimo curvone Carpinteri, per poi chiudere con un'altra curva stretta chiamata Florida. Successivamente un altro rettilineo costeggiava la centrale del latte, terminava con la curva Canicattini sopraelevata che faceva tornare al traguardo. Inoltre la sede stradale, seppur abbastanza ampia, era delimitata da muri di cemento, per cui i piloti dovevano essere sempre concentrati al 100% perché non c'era margine di errore. La prima gara di questo tracciato venne disputata nel 1950, quando venne messa in palio la prima Coppa d'Oro Sicilia, una competizione creata per saggiare la pista in vista di eventi più importanti. 36 iscritti, tra cui Alberto Ascari e Maria Teresa De Filippis, che sarà poi la prima donna a prendere parte a un Gran Premio di Formula 1, per 20 partecipanti totali. La vittoria andò a Nicola Musmeci su Maserati e l'edizione fu un grandissimo successo di pubblico e appassionati, tanto che negli ambienti motoristici si inizia a guardare con interesse a questo circuito e viene l'idea di proporre una gara di Formula 1 per l'anno successivo. D'Amico Urso si recò quindi a Maranello per convincere Enzo Ferrari a portare le sue monoposto sul nuovo circuito siciliano. Il Drake, colpito dall'entusiasmo e dalla caparbietà di quella figura, accettò e così l'11 marzo del 1951 si disputò il primo Gran Premio di Formula 1 di Siracusa. La gara, seppur con vetture e piloti di Formula 1, non era ritenuta valida per il calendario ufficiale. Ci furono 11 vetture iscritte, di cui 6 erano Ferrari. Il Drake aveva mantenuto la parola, tra l'altro portando nomi di spicco in terra siciliana, tra cui Ascari, Farina e Villoresi. Fu proprio Villoresi a trionfare su una Ferrari 4500 che compì tutti gli 80 giri alla media di 146 km orari. L'anno successivo, il 16 marzo del 1952, la Ferrari porta nuovamente Ascari, Villoresi, Farina e Taruffi. Questa volta il Gran Premio venne ridotto di 20 giri, 60 per 324 km totali,
e a vincere fu Alberto Ascari, che portò ancora una volta la sua Ferrari sul gradino più alto del podio, precedendo altre due Ferrari come l'anno precedente. Queste due edizioni furono caratterizzate da un entusiasmo prorompente, sia da parte del pubblico, numerosissimo e calorosissimo come solo i siciliani sanno essere, ma anche da parte dei piloti, che erano estasiati dal nuovo circuito, tanto che per il circuito siracusano divenne tradizione aprire annualmente gli appuntamenti europei. Infatti, anche grazie al mite clima mediterraneo, si configurava come una pista ideale per testare tutte le nuove soluzioni tecniche e aerodinamiche, ed essendo la gara non valida per il mondiale, i team potevano permettersi di sperimentare senza troppi patemi d'animo. Per questo nel corso degli anni successivi cominciarono a prendervi parte anche altre grandi scuderie, come la Lotus di Chapman, la Vanwall con cui Stirling Moss vinse le sue prime gare, ma anche Maserati e Alfa Romeo. La Sicilia divenne così tra gli anni 50 e 60 il crocevia dell'automobilismo italiano, anche grazie alla presenza a Palermo di una delle più antiche corse del mondo, la famosissima Targa Florio. L'organizzazione del Gran Premio di Siracusa era impeccabile, partiva 6 mesi prima e nulla veniva lasciato al caso, anche perché l'afflusso di pubblico era veramente notevole e la sicurezza era uno degli obiettivi primari degli organizzatori. Il circuito degli aranci negli anni a venire divenne quindi terreno di sfida tra le Ferrari e le scuderie britanniche. Già nel 1953 il cavallino rampante non riuscì a trionfare in terra sicula, perché fu infatti lo svizzero De Graafferen su Maserati a ottenere la vittoria, approfittando anche dei problemi tecnici che assalirono tutte e quattro le monoposto di Maranello. Nel 1954 la Ferrari cerca subito il riscatto schierando Farina, Gonzalez e Hawthorn. Nel corso del sesto giro però Gonzalez e Hawthorn vengono accidentalmente a contatto e le due vetture prendono fuoco. Gonzalez se la cava senza neanche un graffio, mentre Hawthorn viene portato in ospedale per lievi ustioni alle gambe. Nino Farina vince senza praticamente nessun avversario. L'edizione del 1955 ha una svolta. La gara viene infatti spostata ad ottobre per consentire i lavori di adeguamento del circuito alle nuove elevate velocità. Vengono aggiunte anche delle barriere protettive per gli spettatori. La Ferrari è ancora sotto shock per la morte del suo alfiere Alberto Ascari, ma a Siracusa vuole esserci. Schiera solamente 3 vetture guidate da 3 giovani piloti. La Maserati, dal canto suo, schiera tra i tanti Villoresi e Musso. In pista c'è anche la Connaught, una scuderia inglese che faticava a fare punti e stava ormai pensando di ritirarsi dalla Formula 1 per le poche disponibilità finanziarie, quando riceve l'invito degli organizzatori di Siracusa assieme a una bella busta di denaro. A quei tempi infatti non c'era un'organizzazione unitaria della Formula 1 e le scuderie venivano praticamente ingaggiate dagli organizzatori ad ogni singolo Gran Premio. Visto il poco denaro disponibile, la scuderia inglese porta in pista uno studente di odontoiatria, Tony Brooks, che guidava in Formula 2 ma non aveva mai guidato una Formula 1 in vita sua. In griglia di partenza le due Maserati di Musso e Villoresi sono davanti, ma Brooks si è qualificato ottimamente e parte subito dietro. La gara si rivela essere una vincente testa a testa tra Luigi Musso e Brooks, che si superano a vicenda più e più volte. Questo lungo duello però va a vantaggio dell'inglese, che utilizza freni a disco molto più resistenti di quelli a tamburo utilizzati da Musso. Infatti, poco a poco, Brooks prende il largo e va incredibilmente contro ogni pronostico a conquistare la vittoria. E non solo, è la prima volta nella storia che una monoposto britannica vince una gara di Formula 1, anche se non valida per il mondiale. Nel 1956 la gara torna a disputarsi ad aprile e torna ad essere dominata dalla Ferrari, che schiera in pista il pluricampione Juan Manuel Fangio. L'argentino vince in parata davanti ai due compagni di squadra, Musso e Collins, e stabilisce inoltre il record del giro abbattendo il muro dei 2 minuti. L'anno successivo le scuderie inglesi cercano il riscatto mandando in Sicilia 2 Vanwall, 3 Cooper e 4 Connaught, pilotate tra gli altri da piloti come Jack Brabham e Stirling Moss. La Ferrari risponde con sole 2 vetture affidate a Collins e Musso, e questi saranno esattamente i nomi dei primi 2 piloti sul podio. Infatti, ancora una volta, la scuderia di Maranello tiene botta e riesce ad affermarsi sui rivali inglesi.
e questo contribuisce a far aumentare la passione dei siracusani per il cavallino rampante. Nel 1958 la gara siracusana battezzò l'esordio in Formula 1 di Maria Teresa De Filippis, che aveva già partecipato alla Coppa d'Oro del 1950. La pilota napoletana aveva appena comprato una Maserati 250F che le fu consegnata ai box con tanto di fiocchetto come se fosse un pacco regalo, e che regalo! Il circuito passava vicino al cimitero e lì c'era una curva incredibile, il punto più difficile della corsa. Luigi Musso, da buon maestro, mi ha detto: «Esco per fare due giri, seguimi e guarda quello che faccio». Era la prima gara che disputavo in Formula 1 e ad accrescere la difficoltà c'era la leva del cambio in mezzo alle gambe e tutti altri comandi diversi, a partire dalla frizione. Sono partita e quando sono arrivata in quel punto c'era la gente che applaudiva. Continuando a girare mi dicevo: «Dio mio, guarda come va Luigi, non si può andare così forte», perché vedevo che non frenava. Si arrivava lì, dove c'era tutta questa gente che aspettava l'uscita di strada, perché era un punto pericoloso, e vedevo che Luigi entrava e non frenava. Successe una volta, due volte, e mi dicevo sempre: «Non è possibile», e staccavo. A un certo punto mi sono detta: «Non posso fare la fifona, adesso vado». Per un pelo mi stava ammazzando. In effetti, nella mia ignoranza meccanica, arrivando dalle vetture sport, io non sapevo che sulle Formula 1 non c'erano gli stop. È stata una delle corse dove ho rischiato stupidamente. Poi il sedile. L'avevano fatto fare appositamente per me da Fantuzzi, con un cuscino che potevo sistemare e legare per arrivare ai comandi, altrimenti con il mio 1,60 m e i miei 49 kg non ci sarei riuscita. Questa edizione fu caratterizzata dall'assenza sia dei costruttori che dei piloti britannici, in quanto veniva appena dopo la gara di Goodwood e non c'era il tempo materiale per raggiungere la Sicilia. Questa volta, con sole Ferrari e Maserati al via, a vincere fu finalmente Luigi Musso dopo un'infinita serie di secondi posti. Al quinto posto si piazza invece la De Filippis. Nel 59 la Ferrari schiera una sola vettura affidata al francese Jean Berat. Di contro la Cooper mette in pista l'artiglieria pesante con Stirling Moss e Jack Brabham. C'era ancora la De Filippis su una Lotus che però si dovette ritirare dopo soli 20 km di corsa. La gara si rivelò un elettrizzante testa a testa tra Berat e Moss che si alternarono al comando finché un testacoda del francese lo relegò al secondo posto. Terzo fu Jack Brabham. Siamo ormai arrivati alla decima edizione della corsa, quella del 1960. E ormai si è capito che gli inglesi guardano al circuito siciliano con molta attenzione. Infatti la loro consueta presenza, oltre a essere motivo di vanto, costituisce una nuova linfa economica per la regione che si sta rialzando anche grazie alle sue meraviglie naturali e archeologiche. È un momento triste per la Ferrari. Le tragiche scomparse di Musso, Collins e Castellotti hanno lasciato il segno e in questa edizione il cavallino rampante schiera una sola vettura affidata a Von Trips, che riesce a trionfare davanti a un successo strepitoso di pubblico, anche grazie ai ritiri dei suoi principali rivali, Stirling Moss e Jack Brabham. Nel 1961 è memorabile, ricca di grandissimi nomi tra vetture e piloti. Ferrari con Baghetti, la Cooper con Jack Brabham, John Surtees e Lorenzo Bandini, la BRM con Graham Hill, la Lotus con Jim Clark e Stirling Moss. Addirittura l'organizzazione, visti troppi iscritti, 20, decide di fare una selezione per portarli a 14. La Ferrari è incerta inoltre se portare in pista la nuova 1500, ritenuta ancora poco affidabile. La scuderia modenese non farà in tempo, ma la sua presenza viene assicurata grazie a una vettura messa a disposizione dalla FISA. Nelle prove Baghetti stupisce tutti e demolisce il record sul giro di Moss stabilito l'anno prima. Proprio Stirling Moss, all'arrivo a Catania, viene informato della cosa e pensa a un errore dei cronometristi. Baghetti successivamente racconterà quell'edizione alla Gazzetta. Era uno sconosciuto e nessuno si spiegava come fossi riuscito a giungere così in alto. Ero arrivato qualche giorno prima per studiare bene il circuito. Era impegnativo, con muri, alberi e pali della luce a bordo pista. Il giorno della gara, emozionato, ero in prima fila in mezzo alle due Porsche di Garni e Bournier. Non feci un avvio brillante, alla staccata della Madonnina ero in quinta o sesta posizione e qualcuno forse pensava già che fosse una delusione. Ma al secondo passaggio, dopo una serie felice di sorpassi, ero riuscito a farmi largo ed ero già davanti a tutti, inseguito dai migliori piloti del mondo. Mantenni la prima posizione fino alla fine, con Garni sempre alle mie spalle, che cercava invano di filarmi ovunque.
Dopo questa memorabile edizione, il 1962 fu per Siracusa l'antitesi completa. Infatti la gara venne cancellata in seguito allo sconforto e allo sbandamento organizzativo che assalì la Formula 1 dopo la tragedia di Monza, in cui la vettura di Von Trips, tamponata da Clark, piombò in mezzo agli spettatori uccidendone 15 e in cui perse la vita anche lo stesso conte tedesco. L'anno successivo Siracusa ritorna in calendario anche se la Ferrari è assente e a trionfare fu Joe Siffert su Lotus BRM. Nel 1964 la gara torna ad acquistare fama anche se viene accorciata a soli 40 giri. La Ferrari porta in pista due mitiche vetture, la 8 cilindri guidata da John Surtees e la 6 condotta da Lorenzo Bandini. Nelle prove la Lotus perde il suo alfiere Joe Siffert, vincitore l'anno precedente, che cappotta e si frattura una clavicola. La gara viene disputata sotto una pioggia battente. Dopo il primo giro le due Ferrari sono in testa, seguite da Arundel, che partito ultimo ha superato tutti e si è issato al terzo posto. La gara è un monologo di Surtees, ma alle sue spalle si accende il duello fra Bandini ed Arundel, vinto dall'italiano. Surtees va a trionfare con la sua Ferrari 158 che lui stesso porterà al successo mondiale quell'anno. L'anno successivo la Ferrari conferma il suo duo di piloti ma deve cedere la vittoria alla Lotus 33 di Jim Clark dopo una lotta a tre con Surtees e Siffert, finita poi per le noie all'alimentazione del primo e per la rottura al cambio del secondo. È in questo momento che cominciano ad affiorare i problemi per il circuito siciliano. Altre piazze stanno premendo per avere in calendario una gara di Formula 1. Inoltre c'è la lontananza della città dai grossi centri industriali che comporta difficoltà di collegamento e oltretutto l'ente organizzatore del circuito si trova ad affrontare problemi relativi alla modernizzazione del circuito. Bisognava infatti apportare delle modifiche necessarie per la viabilità, per la sicurezza del tracciato, per renderlo conforme alle nuove norme e inoltre bisognava ammodernare i sistemi di informazione e computerizzazione dei dati. Solo la grande passione degli organizzatori e la disponibilità di Enzo Ferrari ad assicurare la propria partecipazione garantirono la sopravvivenza del Gran Premio. Nel 1966 molti team si presentarono non preparati al nuovo regolamento che prevedeva motori di 3.000 di cilindrata. La stessa Ferrari fece esordire la 312 con Surtees, ma schierò anche una vecchia 246 con Bandini. Dopo due giri di gara, Jack Brabham, che aveva avuto un lauto ingaggio per la sua partecipazione, si fermò per non rischiare di sforzare troppo il suo motore e finse un guasto. La vittoria andò a John Surtees, che trionfò per la seconda volta sul tracciato siracusano e divenne così il primo e unico pilota a riuscire in questa impresa. L'ultima mesta edizione si corse nel 1967 e fu dedicata a Lorenzo Bandini, scomparso 10 giorni prima sul tracciato di Monte Carlo. Inoltre furono solo 7 le vetture partecipanti a causa anche della vicinanza con la 500 miglia di Indianapolis. Il calendario della Formula 1 era sempre più fitto. Anche il quadro tecnico è desolante. La Ferrari portò le vetture vecchie di un anno e fece correre Scarfiotti e Parks. Davanti a un pubblico molto meno numeroso degli anni precedenti, i due ferraristi si superarono più e più volte facendo il vuoto davanti agli altri concorrenti e cercando di dare un po' di spettacolo, ma alla fine era tutta una messa in scena. Infatti i due si erano accordati prima della partenza per tagliare il traguardo assieme e dedicare così la vittoria allo scomparso Bandini. Non c'era il photo finish e il sistema di cronometraggio era antiquato, per cui venne data la vittoria ex aequo a Scarfiotti e Palax. Lo speaker della gara annunciò che la vittoria se l'era aggiudicata la macchina di Bandini. Termina così l'avventura di Siracusa in Formula 1, con il tracciato siciliano che viene dichiarato inagibile rispetto alle nuove normative sulla sicurezza. La stessa sorte, inoltre, la ebbero tanti altri circuiti su cui si correvano gare extra calendario. Il tracciato venne abbandonato, ma dopo alcuni anni si cercò di finanziare la costruzione di un nuovo circuito. Il progetto rimase in stallo per tantissimo tempo e solo nel 2015 vennero stanziati dei fondi per l'ammodernamento del circuito. Un fuoco di paglia, perché nel 2015 il circuito venne chiuso definitivamente e ad oggi risulta all'asta. Insomma, riportare la Formula 1 nella città di Archimede rimarrà per sempre un grande sogno. Arrivato in fase di montaggio lascio una piccola postilla. Innanzitutto vi ringrazio delle 100.000 views che il video di USA 2005 ha raggiunto, grazie. Un traguardo pazzesco e ci avviciniamo anche ai 10.000 iscritti al canale, quindi continuate a far girare la voce
Fate iscrivere i vostri amici perché quando arriveremo a 10.000 iscritti ci sarà una grande sorpresa che non vi anticipo, però stiamo qualcosa bolle in pentola. Ringrazio inoltre il mio collega Yuri che ha fatto la voce fuori campo e anche Ludovica che mi ha aiutato per la voce fuori campo di Maria Teresa De Filippis. Noi ci vediamo un prossimo video, sarà giovedì con un altro episodio di Formula One Story. Ciao!